situazione. Ciao ragazzi! Ragazzi, spero tutto bene. Allora, sì, oggi siamo qui ragazzi, come avete letto dal titolo, siamo qui ragazzi e con un altro esperimento, cioè uno dei miei primi esperimenti che porterò nel corso di questo anno, insomma, comunque mettetelo come vi pare, oggi ho visto, ho visto su internet una cosa abbastanza particolare che all'inizio mi sembrava un po' strano, cioè sciupare il cibo alla fine non è che è tanto carino, ma questo qui si era dimenticato per 30 giorni, o forse più o forse meno, in frigo nella carne e non oso immaginare che schifo sia uscito in quella carne dopo un mese. Comunque continuate ad iscrivervi ragazzi e andiamo al supermercato a comprare la carne. Ok ragazzi, sono pronto, ho trovato il contenitore, ci ho messo 5 minuti solo per trovarlo, eccolo qua. Sì, vabbè, c'è il gelato, ma noi ci dovremmo fare l'esperimento. Ok, sono tornato a casa ragazzi, eccomi qua. Comunque, mi sono lavato le mani e adesso bisogna disporla in questo contenitore. Ok, mi sarà stoppata la registrazione. Allora, guardate cosa faccio, suppongo. Allora, cosa facciamo ragazzi? Tagliamo qui la pellicola. Questa è carne che mi hanno detto sempre comunque. Posso fare un'inquadratura normale? Allora, questa puttana leva. No, così. No. Allora, disponiamola, ci vorrebbero un paio di guanti, però io non ce l'ho. Comunque, disponiamo le fettine. Ok, la nostra carne è pronta, possiamo metterla a cuocere e ceniamo. La metterò là sopra dove c'è. E niente ragazzi, l'abbiamo messa a riposo e vedremo nel corso del tempo quanto cosa ci nasce e quanto cosa può nascere, cosa può diminuire. Ok ragazzi, sono passati 2 giorni, 1 giorno e mezzo, facciamo 2, e sì, e allora vediamo cosa è nato qui dentro. Mi sembra che ci siano, sta iniziando a crescere qualcosina, ma non lo so. Adesso vi faccio vedere con calma, con calma vi faccio vedere, cioè, cosa è nato qui dentro. Intanto vedete un po' luce, è nata un po' la condensa, quindi qualcosa sta succedendo. Ma andiamo con ordine. Ok, già si è formata la condensa. Guardate, riesco a aprirlo con una mano, vedete, è nata tipo qualche un po' di muffa, metti a fuoco. Ok ragazzi, allora la rimetto dove era, cioè in camera, e mi sono fatto anche consigliare ieri da un mio amico, che lui è un esperto in cucina, e devi tenerla più al caldo possibile perché mi crescerà veramente dei mostri, delle cose. Ok ragazzi, sono passati altri 2 giorni ragazzi e la carne sta iniziando ad avere qualche cosina di abbastanza strano. Poi qua, mamma mia, quello cos'è? Larry? Un coso, cos'è? Un baco. Guardate, se metto a fuoco questo iPad, dovrebbe mettere a fuoco. Guardate che lavori. Vedete tutta la condensa e non lo so, vedete se è scurita e boh, non lo so, vediamo tra qualche giorno e
Io già non ho più fame, già non ho più fame da come era prima. Beh, ragazzi, sì, questa mattina, ragazzi, oggi è il 15 febbraio, ragazzi, sono passate 2 settimane e mezzo da quando questa carne, ragazzi, è qui dentro. E sì, possiamo definitivamente dire che questa carne ormai ha raggiunto il suo, cioè più avanti di così non può andare. E adesso vi faccio vedere, così almeno si finisce. Credevo che resistesse un po' di più la carne, cioè credevo che, però cioè, mi dispiace poi far creare troppo puzzo in camera e allora comunque vi faccio vedere, ragazzi. Okay, questa è la situazione. C'è una puzza, ragazzi. Incredibile, non so se riuscirò a vedere qualcosa che si sta muovendo. Vedete? Bene, ragazzi, io allora ho preso il cestino e adesso la butterò via, ragazzi, ovunque. E continuate, ragazzi, a seguirmi e tantissime cose vorrò fare in questo, cioè. Ok, ragazzi, allora, per precauzione mi sono messo la mascherina perché c'è un odore in camera che voi non avete idea. E allora, non mi si gira lo schermo, non ho capito comunque perché. Comunque, ho messo in controluce e adesso vi cerco di far vedere. Madonna, c'è una puzza, è veramente. Allora, Madonna. Allora, ok. Questa è più o meno la condensa, cioè la carne veramente si è rappresa tutta, cioè sta nascendo anche non so cosa, cioè anche con la mascherina è veramente, c'è un odore incredibile, ragazzi. Ho conservato la scatola, nascosta, c'è un odore, ragazzi, veramente. Cioè, stanno nascendo. Non so se vedete, ragazzi. Stanno nascendo veramente delle cose. Cioè, boh, io dico: se aspetto un'altra settimana, qui nascono dei gatti. E allora mi sono salvato lo scontrino. Cioè, sì, ciao. Mi sono salvato qua il foglio. E c'è scritto che sono fettine sottili di bovino adulto. E praticamente questa è carne, da come mi hanno detto, cioè che se la lasci al caldo, ma come tutti gli alimenti, se li lasci in un posto dove non devono stare, si degenerano dopo 1, 2, 3 giorni. Poi alla fine, cioè non so cosa vedrete alla fine, se avrò la casa infestata da queste cose, ma non vi preoccupate, questa è un'altra storia. Intanto però c'è un odore veramente che veramente ormai sono cresciuto, ormai veramente c'è, stanno crescendo anche dei bambini. Poi comunque, cioè, questi sono alimenti che vengono dal supermercato e sono stati trattati, cioè, nel migliore dei modi, nel senso che hanno fatto questo, l'hanno assaggiato tutto prima di arrivare a me, che insomma sono un po', voglio fare queste cose. Mi è passato di tempo, cioè noi si trova al supermercato già pronta e tutto, però cioè c'è una lavorazione incredibile dietro. Allora c'è una puzza assurda, ragazzi, veramente, cioè nemmeno con la mascherina si riesce a respirare. Comunque mi sono salvato qui il contenitore nel caso, cioè non è che la voglio rivendere, però magari mi ridai i soldi, no? Cioè, ok, scherzo. Comunque, ragazzi, la lasciamo ancora lì dove era, e la lasciamo lì dove era. Di sicuro, ragazzi, ancora un'altra settimana e qui si iniziano a vedere delle cose. Veramente delle cose che veramente, cioè qui si iniziano a muovere, cioè manca veramente pochissimo che qui si iniziano a vedere veramente delle cose incredibili,
che sono curioso anch'io di vedere, no? Alla fine mi metterò non una mascherina, ma beh, una visiera che mi prenderà tutta la faccia. Ma questa è un'altra storia. Allora, ragazzi, io credo che l'esperimento possa finire qui. Ragazzi, commentate tanto il video, ragazzi, perché io ci ho messo veramente il cuore, ragazzi. Anche se sono passate 2 settimane e non è passato un mese definitivo, comunque già la carne odora di suo, odora talmente tanto, e non ha senso ancora continuare per creare tanti odori in camera. Comunque ve l'ho fatto vedere e è già arrivata a un buon punto, insomma, in cui si può dire ok, l'esperimento può essere anche finito. Ragazzi, mi sarà stoppata la registrazione. E allora, ragazzi, continuate ad iscrivervi, ragazzi, intanto stanno facendo i lavori e niente, ci vediamo a un prossimo video.